buonasera a tutti. Venerdì è tempo di palombella bianco-rossa. Allora, purtroppo dobbiamo mettere a referto un risultato negativo della Rari, della nostra Rari Nantes Florenza, che viaggiava in terra di Lombardia, trasferta lunga fino a Como. Purtroppo cediamo 10-9, ma per parlare di tutto ciò che è successo, chi meglio del trainer della squadra rarina, Alessandrina Cotti, che abbiamo in collegamento telefonico. Partiamo dal settore femminile per dovere di cavalleria, anche perché siamo riusciti a parlare con Alessandra, che è subissata di mille impegni tra l'Under 15, la prima squadra della Florenzia. Alessandrina, buonasera, ben trovata. Ciao Stefano, buonasera. Allora, purtroppo speravamo, dopo il duro impatto col campionato contro la SIS Roma, che tra l'altro si è resa protagonista di un gran bel risultato contro l'equipe Orizzonte, travolta 13-9, andavi a Como, si sperava tutti che con il Como neopromossa si potesse tornare con i primi tre punti. Invece purtroppo decide il primo quarto 2-1, 2-2, 3-3, 3-3. Cos'è che non ha funzionato? Ma sicuramente non ha funzionato la difesa, ci sono stati troppi errori individuali inspiegabili, perché io non ho mai visto, da quando alleno queste ragazze, sono ormai 3 anni, fare questi tipi di errori né in allenamento né in partita, quindi non me li so assolutamente spiegare. Sono stati errori individuali difensivi che hanno portato la squadra di Como a fare gol facilissimi, che io quasi definisco autogol. E quindi insomma questi ce li hanno pagati. E detto questo, la partita ho visto un po' le mie ragazze caotiche, poco lucide in tante fasi offensive e men che meno nelle fasi difensive. Detto questo, la partita l'abbiamo persa assolutamente in difesa, perché comunque gol abbiamo fatto fatica, ma comunque sono arrivate, perché 9 gol per la nostra squadra non sono pochi. Purtroppo ha deciso un primo quarto contraddistinto da 2 tiri di rigore, il 2-1 iniziale, che poi, visto a fine gara, è quello che depone per Como, dove ci sono stati 3 gol della Fisco e 3 gol della Tedesco e 2 della Bianchi, quelle due con 3 gol a testa, immarcabili, o avete peccato? No, assolutamente no, diciamo hanno fatto, le prime due che hai citato hanno fatto 2 gol su rigore, quindi che non avevano guadagnato loro. Diciamo abbiamo avuto difficoltà con il centro boa, assolutamente i 3 gol dal centro di Tedesco non si devono assolutamente prendere, oltre ai i due rigori che ha guadagnato lei. Siamo state disattente, non abbiamo fatto quello che abbiamo provato in settimana, quello che dovevamo fare nell'arco di tutta la partita, mi viene da dire. Metto a referto gli ultimi 3 minuti positivi della mia squadra, ma gli ultimi 3 minuti sei a rincorrere un -3, insomma diciamo che diventa molto molto difficile la cosa. Detto questo, Como ha strameritato la vittoria ed è giusto che sia stato così. Senti, Cordovani un po' stanca dopo le fatiche in nazionale? Lei che è praticamente colei che sta in mezzo dove c'è la schiuma? Ma sicuramente non è in una condizione fisica eccellente, perché viene, lei come Letizia Nesti viene da un mondiale under 20, e quindi quando si finiscono gli eventi si è sempre un pochino in down fisicamente, devono riprendersi, ma devo dire non l'ho vista male, nel senso ha lavorato tantissimo, ha segnato e ha guadagnato un sacco di espulsioni, quindi questo è il lavoro che deve fare il centro boa. Dobbiamo registrare più a livello mentale questi errori che non sono, ti ripeto, non riesco neanche a dargli un aggettivo, perché sono proprio cose inaccettabili che io non ho mai visto fare la mia squadra. Però dobbiamo prendere coscienza del fatto che siamo anche queste. Siamo una squadra che può mettere in difficoltà tanti, ma siamo anche una squadra che può mettersi in difficoltà da sola. Senti, in questo secondo turno, la partita su cui era centrato anche Waterpolo Channel, SIS Roma Orizzonte, la SIS Roma che ti aveva battuto a Bellariva in una bella partita comunque, la SIS Roma fa la voce grossa, te l'aspettavi un 13-9 alle campionesse?
Sì, assolutamente sì. Quest'anno la FIS ha costruito una squadra per vincere nettamente. E mi aspettavo anche un gap maggiore e su questo ne va dato atto all'Orizzonte di aver fatto comunque un'ottima partita. E sono sicura che andando avanti nel campionato non sarà più un risultato così scontato da parte della FIS. L'Orizzonte, come può essere Padova, diciamo le prime tre o quattro di vertice del campionato, si daranno grande battaglia. Come c'è una grandissima battaglia nella parte, diciamo, medio-bassa della classifica, nella seconda parte della classifica. È un campionato veramente bello, interessante, sia nelle parti alte che nella seconda metà di classifica. È Senti. lungo perché arriviamo fino a fine giugno e quindi, insomma, è un percorso lungo. Ma devo dire divertente e stimolante. Senti, non ci si aspettava nell'arco di vedere le prime giornate, ripeto, SIS Roma Recoaro, si sperava SIS Roma data persa all'inizio, diciamo il pre-betting diceva così, si prende 3 punti a Como perché poi arriva il plebiscito Padova, cioè le vice campionesse. Ed è un inizio a questo punto irto di difficoltà, nel senso saranno Sì. 3 partite dove purtroppo la prima e la terza sono, come le definisce Paolo Caselli che ti saluta, no match in partenza. Ci sarà da Sì. fare un'altra bella partita come la SIS. Il Ma risultato. sì, l'obiettivo è sicuramente la partita, non mi nascondo, la partita di sabato era una partita che dovevamo vincere, era assolutamente nelle nostre corde ed era importante fare 3 punti. Questi 3 punti non sono arrivati e a questo punto diventa importante fare una buona prestazione contro Padova, come diciamo abbiamo fatto contro la Svizzera, ecco. Anche per costruirsi poi il morale per andare sempre nell'osticissima vasca di Bogliasco, dove si giocherà il quarto Assolutamente sì. match Bogliasco-Florenzia. Assolutamente sì. E dopo la partita di Padova, quindi sabato prossimo, abbiamo 3 settimane di fuoco dove sono tutte e tre partite importantissime che dobbiamo cercare di capitalizzare, perché avremo Bogliasco in trasferta, Trieste in casa e no, Bogliasco in trasferta, Ancona in casa, pardon, e Trieste fuori, quindi insomma sono partite molto importanti, ecco. Allora, facciamo per i nostri amici con te il punto della situazione, poi ti lascio ai tuoi impegni e ti ringrazio. Milano-Verona 5-17, Vela Ancona Nuoto, Bogliasco 8-9, Bogliasco ha dovuto lottare fino in fondo per portare 3 punti dalle Marche, Como, ahimè, ai noi, ai tutti, ai loro, ai voi 10-9 contro la Florenzia, plebiscito Padova-Trieste scontato 9-4. Questo 13-9 della Roma sull'Orizzonte, ecco l'unico risultato che così così netto non mi aspettavo. La classifica, plebiscito Roma e Verona 6, Bogliasco, Trieste, Orizzonte, Como 3, purtroppo Florenzia, Vela Ancona e Milano 0 punti, come detto, dopo Padova 3 scontri focali, lì dobbiamo vedere i primi punti messi in carniere, assolutissimamente credo di poter dire. Eh sì, ora di scontato non c'è assolutamente niente, sono tutte partite che si devono giocare, assolutamente sì, tutte partite molto difficili, ma insomma cercheremo di fare del nostro meglio, ecco, intento di dire questo. Allora, io ti ringrazio, ti abbraccio, ci sentiamo magari una delle prossime settimane, non ti voglio disturbare di continuo, grazie per aver partecipato alla nostra palombella biancorossa, auguroni, 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 che sia la miglior Florenza possibile contro le ex campionesse del plebiscito Padova, altro incontro molto molto irto di difficoltà. Grazie Sandrina, a presto, un Grazie a bacio, voi, grazie a tante tutti, cose, ciao grazie, Stefano, grazie mille. ciao, Allora, ciao ciao. torniamo a bomba invece per quello che riguarda la programmazione di tutti i risultati. Andiamo a vedere quello che è successo della 1 femminile. Ne abbiamo parlato, ovviamente abbiamo cominciato con quella per dovere di cavalleria, se no la mia mamma mi sculaccia. Allora, andiamo a vedere quello che è successo invece in A1 maschile, dove si è giocato Savona-Salerno 12-7, Iren-Genova Quinto Telimar-Palermo 7-14, la Telimar raddoppia
Genova Iden quinto in terra di Liguria. Metanopoli e Prorecchio, avevo mandato il contapalline, il pallottoliere è servito 4-21, adesso me lo devono rimandare indietro. Catania Ortigia, l'Ortigia per prendere 3 punti nel derby siciliano contro i neopromossi di Catania ha dovuto soffrire le classiche 7 calottine invece che camicie, 11-10 Ortigia. Posillipo si prende i primi punti battendo la Lazio 15-11 e non me l'aspettavo. Molto bene Lazio Waterpolis di Roberto Tofani che pareggia nel acerrimo derby laziale 7-7. Infine la Pallanuoto Trieste, qui succede il terremoto, andiamo a vedere quello che è successo a Trieste. I due ragazzacci della Rari, Bini e Razzi, fanno la differenza, 3 gol per Bini, 1 gol per Razzi e udite udite, sentite sentite, leggete leggete, Trieste batte i campioni d'Italia della Brescia 13-12. Allora noi andiamo a vedere esattamente questo perché voglio andare a leggermi la partita, per cui regular season. Allora vediamo quello che è successo in questo match perché è davvero incredibile, non ce lo saremmo assolutamente mai aspettato un risultato del genere. Allora andiamo a sintonizzare proprio la l'ultima partita che è nel nostro tabellino. Allora questo 13-12 Trieste, 5-4 il primo tempo, 4-2 il secondo, a metà della partita stavamo 9-6. Poi Brescia ovviamente butta in acqua il blasone di avere lo scudetto sulle calottine 1-4, ma non si aspettavano i bresciani che Trieste sapesse continuare. Vince anche il quarto quarto 3-2 con Trieste che schierava Oliva, Podgornik, Petronio 1, Bulio Basic, Virlic 2, Jankovic, Bego 1, Mezzaroba 3, Razzi 1, Levis, Bini 3, Mladosic 2, secondo portiere Cattarini, allenatore Bettini. I campioni d'Italia erano schierati con Tesanovic tra i pali, Dolce 2, Cristian Presciutti 3, Gianazza, Lasic 1, Vapeschi 1, Renzuto Iodice a 0, Balzarini, Alesiani, Luongo 2, Di Somma 2, Gitto, Gianazza 1, allenatore Bovo. Dunque questo è il tabellino di questa incredibile vittoria della Trieste, dei due rarini, che tanto comodo avrebbero fatto averli qui, con la classifica adesso che dice Prorecco e Ortigia 12, quando poi arriverà lo scontro diretto ne vedremo delle belle. Trieste, terza forza del campionato, a quota 10, bravi ragazzi. Brescia, Savona 9, Telimar 7, Salerno 6, Anzio Waterpolis che è a metà della classifica con 5 punti da neopromossi, Posillipo, Genova Iden quinto, Catania Nuoto, i neopromossi 3, Roma Lazio 1, Milano Metanopoli 0. Ma siccome io voglio bene a Roberto Tofani, voglio andare a vedermi anche il tabellino di Anzio Roma Nuoto, il derby laziale, con il tabellino che dice 2-2, 2-2, 1-2, 2-1. Antonini tra i pali, Siani 1 gol, Gandini 1, Di Rocco, Giorgetti 1 che rientrava, Grossi, Frate Arcangeli, Mironov 2 di Federico Lapenna, Cucno, Casasola, Presciutti 2, Vassallo, allenatore Tofani. Mentre per quello che riguarda la Roma Nuoto, De Michelis in porta, Ciotti 1, Di Santo, doppietta di Francesco Faraglia, Paolo Faraglia 0, Tartaro, De Robertis, Martinelli, Boezzi, Calic 1. Il migliore per la Roma è Spione con 3, Graglia e Maizzani agli ordini del signor Tafuro. Dunque questi sono i due match che abbiamo messo nella nostra rubrica match dove c'è un risultato in attesa. La sconfitta del Brescia fa davvero sensazione, mentre Lazio si conferma squadra davvero solida agli ordini dell'amico Roberto Tofani, che chiameremo magari la settimana prossima, che è a metà classifica con 5 punti, sta stupendo un po' tutti. E dunque questa è la situazione. Andiamo a vedere quello che sarà
il campionato di A2 maschile, dove però purtroppo ancora non sono stati pubblicati sul terminale della Federazione Italiana Nuoto e Pallanuoto i campionati, per cui mi riaggiorno a venerdì prossimo, dove torneremo a parlare di pallanuoto. Allora, per questo venerdì è davvero tutto. Da Stefano Ballerini vada a voi tutti la più cordiale buona serata. Palombella biancorossa va al referto. Grazie, ci sentiamo fra una settimana. Linea che torna ai nostri studi. Grazie.